Buon pomeriggio ragazzi, bentornati o benvenuti sul canale. Io sono Dario diretto dell'Arion e oggi voglio parlare insieme a voi del rinnovo di Kvara. Io sul canale, diciamo che l'ultimo video dedicato al rinnovo di Kvara è stato bene o male verso luglio e oggi lo voglio riaffrontare perché nel mentre ci sono state le dichiarazioni di De Laurentiis e ci sono stati dei nuovi incontri. Iniziamo da sabato, quindi il giorno prima di Empoli-Napoli. De Laurentiis parla ai microfoni di Sky e dice le seguenti parole: i giocatori che abbiamo staranno a Napoli fin tanto che noi vorremo. Quando considereremo la loro avventura terminata, non ci siamo mai fatti problemi. Abbiamo sempre rispettato quello che voleva un calciatore e lui deve rispettare i nostri investimenti. Abbiamo già avuto altri casi precedenti. Intanto fuori, quindi parli del rinnovo di Kvara e partono i temporali. Queste sono dichiarazioni che io voglio sentire. Sono dichiarazioni che mi aspetterei da un presidente. Mi sono ascoltato anche l'estratto video. I toni sono stati molto calmi. Ha parlato in modo molto serio, senza fare le sue solite, diciamo, battutine, no? Ricordiamoci, per esempio, Zielinski, il fatto della nebbia. Dal punto di vista comunicativo e dal punto di vista dei toni usati, De Laurentiis, secondo me, si è comportato molto molto bene ed è quello che io vorrei sentire tutte le volte che ADL apre bocca. Ha detto qualcosa di sbagliato? A mio avviso no. Cioè, io da queste parole ho capito che il Napoli ha fatto la sua proposta, un'offerta che dal punto di vista della società è di livello e rispecchia il valore del calciatore, e evidentemente questa offerta non è stata accettata. E quindi se rinnova ok, bene, se non rinnova ce ne faremo una ragione, il famoso ce ne faremo una ragione. Ora, in merito all'ultima frase che ha detto De Laurentiis, ovvero abbiamo già avuto altri casi precedenti, qui c'è un bell'articolo di Calcio Napoli 24 che proprio riprende tutte le volte in cui De Laurentiis ha detto ce ne faremo una ragione, la famosa frase ce ne faremo una ragione. E ragazzi, sono state ben 9 le volte in passato in cui De Laurentiis ha detto ce ne faremo una ragione. E non parliamo solo di calciatori, ma anche di allenatori. Mazzarri nel 2013, Benitez prima della finale di Supercoppa contro la Juventus, Sarri novembre 2017, Cavani 2013, Insigne novembre 2021 e poi gli ultimi due sono molto recenti, lo scorso anno Zielinski e poi quest'anno Osimhen. Tutte le volte in cui De Laurentiis ha detto ce ne faremo una ragione è andata a finire sempre male, nel senso che se ne sono andati tutti. Quindi guardando i precedenti non c'è molto, diciamo, speranza, tra virgolette, per il rinnovo di Kvara. Detto questo, però, qual è stata la proposta del Napoli? Ho trovato su internet l'articolo di Calcio e Finanza, se non sbaglio proprio di oggi, di qualche ora fa, e ha detto questo: il Napoli ha offerto a Kvara un'estensione del contratto fino al 2029. Dal punto di vista dell'ingaggio, vi ricordo che oggi Kvara prende 1,8 milioni, tra parentesi, è scandaloso a mio avviso vedere Kvara prendere 1,8 milioni, però vabbè, lasciamo stare. L'ingaggio salirebbe da 1,8 a 5 netti più bonus e ritocchi progressivi a scalare col passare del tempo. Con questo nuovo contratto, Kvara diventerebbe il giocatore più pagato del Napoli insieme a Lukaku e sarebbe nella top 10 dei calciatori più pagati in Serie A. C'è inoltre una clausola rescissoria, che io penso sempre valida per l'estero, da almeno 100 milioni. A me sembra una proposta più che buona. Kvara per me merita di essere tra i più pagati del Napoli. Vi ricordo che attualmente dopo Lukaku è Politano il secondo più pagato. Poi la clausola rescissoria lo sappiamo, ragazzi, è una cosa comunque che è necessaria per far abbassare un po' le pretese dell'entourage. Questa proposta però è stata rifiutata dall'entourage di Kvara, che ha fatto a sua volta una controproposta, che a mio avviso un po' troppo, ecco, un po' fuori portata, cioè 8 milioni di euro netti come base fissa, più vari bonus e poi ragazzi vorrebbero la clausola inferiore ai 100 milioni. E ragazzi, io mi ci gioco quello che volete, ma questa richiesta non verrà mai accettata da De Laurentiis e fa bene secondo me a non accettarla, più che altro per la clausola. È inaccettabile, ragazzi, che uno come Kvara
possa andare via, a mio avviso, per una cifra inferiore ai 100 milioni. L'ingaggio 8 milioni netti è un ingaggio abbastanza alto e se ricordo bene 8 milioni vuol dire che tu saresti il più pagato della Serie A. Non ricordo sinceramente quando prende Vlahovic, perché mi pare che è Vlahovic quello più pagato, però saresti sicuramente nella top 3. C'è distanza, non è una distanza a mio avviso incolmabile, ma non è anche una distanza così piccolina, cioè non è che stiamo dicendo il Napoli offre 5, Cavani vuole 6, ok? Ora però io dico una cosa. Conte, da quando è arrivato a Napoli, ci ha sempre detto una cosa, ovvero il Napoli deve tornare a essere competitivo e deve tornare a dar fastidio alle solite tre. E più volte Conte ci ha spiegato come il Napoli deve tornare a essere competitivo, cioè cosa deve fare? Tenere i big e aumentare la qualità in panchina. Quindi, seguendo questo ragionamento, il rinnovo di Kvara è fondamentale, perché avere Kvara come titolare e avere dietro un David Neres in panchina è sinonimo di competitività. Se io devo seguire il ragionamento di Conte, e io penso che il ragionamento di Conte sia il progetto del Napoli, Kvara deve restare, deve essere rinnovato perché merita il rinnovo di contratto, e non venitemi a parlare di un Kvara che è altalenante, che non sta facendo quello che ha fatto l'anno dello scudetto, perché non è vero, ragazzi. Kvara, da quando è a Napoli, sta mantenendo uno standard a livello di prestazioni altissimo. L'unica differenza, sapete qual è? Anzi, sono due le differenze rispetto all'anno dello scudetto, e l'ho spiegato anche nelle pagelle di Empoli Napoli. Kvara, da un anno a questa parte, innanzitutto ormai è conosciuto dagli avversari. Oltre a questo, c'è un problema di squadra, perché Kvara, ragazzi, viene lasciato solo. Kvara l'anno dello scudetto era micidiale perché c'aveva un Mario Rui che gli faceva la sovrapposizione sulla fascia, c'aveva Zielinski che gli faceva la sovrapposizione interna, c'aveva Anguissa che andava sul lato di Kvara per aumentare la densità. C'era attorno a Kvara un meccanismo di movimenti senza palla che metteva in pensiero gli avversari e di conseguenza toglieva tanti problemi a Kvara. Oggi tutto questo non c'è, ok? Ed è da un anno che non c'è sta cosa. Anche l'anno scorso Kvara non ha ripetuto i numeri della stagione dello scudetto, ma se andate a vedere le statistiche in Serie A, Kvara è sempre tra le prime posizioni. Quindi non è un problema di prestazioni. La differenza è che attorno a lui non c'è quel sistema che funzionava così bene 2 anni fa. Ti ha portato lo scudetto, perché dopo Osimhen è stato Kvara il più decisivo, quindi solo per questo merita un adeguamento. L'ho detto più volte, il Napoli in questa storia ha fatto un errore dal punto di vista delle tempistiche, perché tu se avessi rinnovato Kvara l'anno dopo lo scudetto, tutto questo non sarebbe successo. Magari gli avresti rinnovato il contratto raddoppiandoglielo, quindi si sarebbe accontentato magari di 4 milioni, avresti fatto il rinnovo prima di quello di Osimhen da 10, quindi strategicamente e dal punto di vista delle tempistiche il Napoli si è mosso male, però l'offerta che è stata fatta adesso, ripeto, a me sembra un'offerta di tutto rispetto. Ora ci saranno tanti altri incontri sicuramente, ma io penso che alla fine il rinnovo si farà e penso che ci sarà un ritocco verso l'alto, perché se tu offri 5 e loro vogliono 8, allora io penso che una via di mezzo potrebbe essere 6 più bonus, magari arriva a 6 e mezzo e la clausola a 100 milioni. Io penso che una via di mezzo si troverà, ma ripeto, se dobbiamo seguire il ragionamento di Conte, il rinnovo di Kvara è fondamentale perché la competitività l'hai se hai un Kvara titolare e un Neres dietro. Quindi, detto questo, ragazzi, il video finisce qui, fatemi sapere un po' la vostra nei commenti, ditemi se secondo voi alla fine si troverà la quadra finale per il rinnovo di Kvara. Lasciate un bel like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi, mi raccomando, che è totalmente gratis, e poi attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati sull'uscita di noi video. Detto questo, ragazzi, noi ci vediamo alla prossima, buon martedì a tutti quanti, buon proseguimento di martedì e sempre e comunque Forza Napoli!